Uniti più che mai i coniugi di Pietro, i giovani Tania ed Andrea, che oggi avrebbero festeggiato il primo mese dopo la nascita della loro piccola Nicole. Ed invece lo scorso 12 febbraio è stato il giorno più brutto della loro vita. Tania Egitto era una giovane mamma che, dopo aver dato alla luce la sua bambina e averla perduta nel volgere di poche ore, attende con pazienza che la giustizia trionfi. Che pensieri a quello che sarebbe stato con la bambina, tutte le cose che non abbiamo potuto vivere con lei. Ed è tristissimo, è tutto molto triste. Ma riemergono dei particolari di quella notte proprio adesso? Quelli riemergono ogni giorno, non basta giorno. Ma anche di nuovi? No. Senta, col passare dei giorni si rafforza la fiducia nella magistratura o si hanno dei momenti di sconforto? No, noi abbiamo piena fiducia nella magistratura e nel lavoro che stanno svolgendo. Adesso che i riflettori sul presunto caso di malasanità catanese si sono in parte spenti, prosegue nel più stretto riservo il lavoro della Procura di Catania. Sono 9 gli indagati, fra medici ed infermieri della clinica Gibino, del 118 del Policlinico. Cosa è accaduto e se la morte di Nicole poteva essere evitata, potrà rivelarlo l'esito dell'autopsia, per il quale servono ancora 30 giorni circa. C'è sete di verità affinché non si ripetano più storie simili. Tania ha imparato, su malgrado e a caro prezzo, ciò che non poteva sapere. Chi si rivolgerebbe? Andrebbe mai più in una clinica? Sicuramente no. Nessuno deve andare più nelle cliniche, soprattutto dove non c'è la neonatologia e soprattutto dove non sono pronti ad affrontare anche un piccolo problema.